Incominciamo a parlare adesso dell'analgesia, quindi la possibilità di poter eliminare il dolore attraverso delle suggestioni ipnotiche. Vi ricordate, a suo tempo io vi avevo detto che l'ipnosi non era solo un fatto psicologico, quindi mentale, ma bensì era una realtà fisiologica. E questo perché? Perché quando noi sottoponiamo un soggetto a suggestioni che lo porteranno a non percepire più il dolore, in realtà cosa succede nell'organismo? Qualcosa di interessante. Attraverso la costruzione di certe molecole, chiamate encefaline ed endorfine, l'organismo è in grado di eliminare o di diminuire decisamente il dolore. Quindi realmente in circolo nel sangue ci sono queste sostanze, sono sostanze oppiacee che appartengono in fondo alla morfina, vengono costruite direttamente dal cervello oppure da zone periferiche del sistema nervoso. Quindi in realtà noi verifichiamo, e tutti sicuramente abbiamo sentito parlare dell'uso dell'ipnosi nelle estrazioni dentarie, in alcuni tagli cesari, pensate addirittura anche nelle amputazioni di arti. Perché succede tutto questo? Ma semplicemente perché a questo punto il soggetto si trova in una fase talmente importante che inserire il programma giusto farà sì che l'organismo veramente dovrà per forza di cose mettere in atto questo programma, e il programma è quello di non percepire più il dolore. Ricordiamoci che comunque già il solo rilassamento elimina il 30% di quel dolore chiamato dolore psichico. Esistono delle tecniche, sì, esistono delle tecniche più o meno particolari che adesso noi andremo a vedere. Dopodiché potremo anche vedere qual è un test di controllo dell'analgesia. Passiamo però a queste tecniche preliminari.